diciamo, del Sinodo dei Vescovi. Certo, l'anno scorso piuttosto si è parlato delle sfide, dei problemi, perché il tema era proprio quello. Quindi non ci meravigliamo se si è parlato delle sfide che sono state in qualche modo sollevate tante. Ma in quest'anno si è cercato di dare un po' di luce a queste sfide e parlarne anche più in chiave di speranza e di missione. Cioè, le sfide non ci lasciano perplessi, ci lasciano piuttosto più incoraggiati, più spronati alla missione e al discernimento, a aiutare, a stare vicini alle famiglie, alle coppie, alle persone, eccetera. Io lo vedo piuttosto così e sono certo che anche poi quello che verrà fuori sarà piuttosto un indirizzo di speranza verso le famiglie. La missione della famiglia oggi e per il futuro qual è, Eminenza? Beh, oggi e per il futuro la missione della famiglia, vedremo quello che sarà detto dal Sinodo, dal Sinodo come insieme, ma lo dico in poche parole quello che penso io. Anzitutto la famiglia ha come compito quello di essere, diciamo, che è stato detto in una forma molto bella da Sua Santità San Giovanni Paolo II, è il santuario della vita e dell'amore.